Per noi diventa una cosa normale andare in giro per la città con il nostro bambino con il deambulatore, andare al parco col bambino col deambulatore. Ormai si è fatto un'idea che comunque non le frequenta, per cui ci arrangiamo noi famiglia a fare tutte quelle attività extra, a parte le terapie. È abituato a stare con noi adulti, a giocare con noi adulti. Sia che l'ente sia pubblico, sia che l'ente sia privato, entrambi debbono garantire la possibilità di uguaglianza di trattamento sui centri estivi a tutti i bambini. Sono la mamma di un bambino con disabilità gravissima e mio figlio da qualche anno accede ai centri estivi del comune. Purtroppo abbiamo delle problematiche che ormai si ripetono da diversi anni. Noi abbiamo a nostro carico anche la spesa dell'educatore e il comune mette una compartecipazione alla spesa in base all'ISEE, però a meno che l'ISEE sia proprio bassissimo, una parte viene pagata sempre dalla famiglia. Ad esempio nel 2022 ho deciso di mandarlo per 4 settimane, 3 volte alla settimana. Poi nelle altre ore praticamente lo curavo io il bambino. Io non l'ho mai scritto perché ti ritrovavi a pagare un centro estivo e comunque poi andarti a prendere il bambino perché non, in quel momento magari non era gestibile e portartelo a casa. Questo lo può fare chi non lavora. Prendono una figura comunque a dei costi molto elevati e noi non ce lo possiamo permettere. Per cui abbiamo deciso che il danno minore era che io nel periodo estivo stessi a casa. Per cui io nel periodo di luglio-agosto sono a casa senza retribuzione. L'unica cosa è che ho la possibilità di essere mantenuto il posto di lavoro. Diverse famiglie ogni anno si rivolgono a noi per questa problematica relativa proprio ai centri estivi. La problematica è ancora molto presente in Lombardia, soprattutto sul territorio un po' esterno a quelle città un po' più importanti, e le discriminazioni riguardano 3 categorie di settori. Il primo è sicuramente l'accessibilità. La seconda discriminazione riguarda la durata di partecipazione al centro estivo, perché spesso viene richiesto alle famiglie una durata inferiore rispetto a quella di tutti gli altri bambini. E la terza discriminazione, che è quella forse più importante, è sicuramente quella relativa al costo maggiore rispetto agli altri bambini, chiedendo quindi una compartecipazione della spesa necessaria per pagamento dell'educatore. L'iscrizione può essere dai 200 ai 400 euro per tutti i bambini. Il bambino con disabilità, per accedere al centro estivo, oltre a questa spesa di iscrizione, deve pagare ulteriormente 2.500 euro circa. Si crea una problematica relativa proprio alla discriminazione, al non uguale trattamento per tutti, sia che l'ente sia pubblico sia che l'ente sia privato. Entrambi debbono garantire la possibilità di uguaglianza di trattamento sui centri estivi a tutti i bambini. Ormai si è fatto un'idea che comunque non le frequenta, per cui ci arrangiamo noi famiglia a fare tutte quelle attività extra, a parte le terapie, anche se andiamo in montagna per dire, chi non lo conosce non tenta di coinvolgere in un gioco, per cui lui è abituato a stare con noi adulti, a giocare con noi adulti. Io penso che se ci fosse un centro estivo che aiutasse noi famiglie, veramente si può parlare di inclusione, cose che adesso si usa in modo spropositato perché la realtà anche nelle scuole è ben diversa. L'estate è molto impegnativa. Tutte le volte che io vedo le persone fare vacanze penso, ah sì, quelle sono le vacanze, ma sinceramente non me le ricordo neanche più. Ormai noi siamo abituati a vivere così. Del continuo supporto di questi ragazzi. Per noi diventa una cosa normale andare in giro per la città con il nostro bambino con il deambulatore, andare al parco col bambino col deambulatore. Noi viviamo questa situazione in cui c'è una dispersione enorme di servizi. A volte i fondi non è che non ci sono, ma quello che ci colpisce è come vengono gestiti. Le persone quando non hanno determinati problemi non si rendono conto dei problemi che ci sono dall'altra parte. Vivono questo lavoro che loro fanno amministrativo come se fosse il lavoro di tutti i giorni, puramente contabile.